Bentornati al Caffè Amaranto di via Trento Trieste, nuova puntata di A Tutto Campo. L'Arezzo battuto in casa della Pro Vercelli. Io saluto mister Luca Magnanezzi. Buongiorno a voi. Buongiorno. Poi più tardi ci raggiungerà anche il presidente del Panathon, Piero Ferruzzi. Vedremo anche le dichiarazioni, sentiremo le dichiarazioni di ieri, soprattutto di Dal Canto, che ha detto delle cose interessanti. Sentiremo anche le dichiarazioni di Remedi venerdì scorso alla sua presentazione. Ma intanto, con mister Luca Magnanezzi, ecco, una partita in cui ho letto un'intervista su Amaranto Magazine di Pieroni, la debita un po' al campo, no? Questo dice: noi abbiamo sofferto nei campi sintetici, quindi Gozzano, Pro Vercelli, Juventus sta, cioè scusami, esatto, no, ad Alessandria col Gozzano in quello stadio lì. E quindi dice: io la classifica non guardo questa classifica, guardo la classifica che sarà per il caso propria scienza, e quindi la classifica vede un Arezzo al secondo posto. Giustamente, osservazione più che legittima, anche perché la partita di ieri, pronti via, l'Arezzo, diciamo che il primo tempo l'ha tenuto abbastanza bene il campo, ha creato un paio di occasioni interessanti, quella con Cutolo penso clamorosa. Poi al secondo tempo la luce si è spenta del tutto, e qui va analizzato perché. Bisogna capire perché al secondo tempo si è spenta la luce. Probabilmente c'è stata, così si dice in gergo, un richiamo di preparazione, no? Mirato a lungo termine, penso che sia questo, anche perché sennò non si spiega che i ritmi si sono abbassati anche per loro, non solo per noi, e via via la partita è scemata senza avere sussulti importanti. Però peccato, perché insomma, se facevi un risultato positivo, non necessariamente la vittoria, avevi quel punticino in più, poco tanto che sia, considerando quello che è successo a Piacenza Sponda Pro, probabilmente ci saranno queste rivisitazioni dei punteggi, quindi anche della classifica. Sì, questo è quello che ci si attende, e così dovrebbe essere, insomma, anche perché il Piacenza non ha terminato il campionato, neanche il girone di andata, con due recuperi, quindi vediamo come viene interpretato, però finché non vedo non credo, no, perché no, qui le interpretazioni possono essere... Ci si aspetta di tutto, no? Perché dicono il girone di ritorno è iniziato, che non per loro, ma per in generale è iniziato. Nelle dichiarazioni su Tutto C c'era l'articolo fatto che insomma diceva: hanno evitato una figuraccia ennesima per il calcio italiano, quindi per evitare un'altra, considerando che la Piacenza ha campionato d'andata, non l'ha terminato, perché gli mancano due gare più recuperi. Vediamo, che speriamo che veramente facciano il loro dovere questa volta. Sì, dopo torneremo a parlare, perché credo che si sono toccati tanti punti bassi, ma quello che si è rasentato ieri a Piacenza penso che è uno dei più bassi, se non il più basso, no? Con dei giocatori forse neanche tesserati. La commedia dell'assurdo. E tornando invece alla partita con la Pro Vercelli, che già nella gara persa ad Arezzo 3-1, però si vedeva che era una squadra, sì, con lentella, probabilmente è la cosa più forte di questo girone, e ieri è riuscita insomma anche a dimostrarlo. Nel secondo tempo, ecco, l'Arezzo poteva fare di più dal punto di vista, secondo te, di convinzione, di tenuta fisica? Il tenuta calo fisica. Qual è stato? Tenuta, secondo me, di tenuta fisica, non neanche mentale, fisica. Secondo me, ti ripeto, dal mio punto di vista, credo e spero che sono i carichi di lavoro fatti nelle settimane addietro, insomma. Anche fatti in funzione playoff. Certo, certamente, non è che il campionato lo vinci oggi o lo perdi oggi. Devi guardare sempre il futuro. Normalmente tutto quello che viene fatto nella pausa invernale viene programmato per arrivare, non dico belli freschi, ma brillanti alle fasi finali. Senti, l'Arezzo prende pochi gol, il gol preso però ha dato la sensazione di poter essere un gol evitabile, no? Questo giocatore che è poi Gatto, che già il nome rievoca altri, sì, scenari di altro tipo, comunque è stato lasciato un po' solo. Sì, questa è una caratteristica che l'Arezzo ha, purtroppo prende questi gol con palla in uscita, dove non ci sono le marcature a scalare. Questa palla poi improvvisamente, per un rimbalzo, per un rimpallo come è successo ieri o in un'altra situazione, ritorna un giocatore fortitamente e non c'è mai chi va a fare la chiusura opportuna, ma non è la prima volta, quindi credo che sia proprio un problema di lavoro tattico in uscita, solo questo. Su cui sicuramente c'è da lavorare. Sì, ha lavorato sulle palle inattive, ieri non hanno dato i frutti, ma dal canto piano piano sta mettendo i pezzi del puzzle al suo posto. Ecco, forse non è un caso che i giocatori magari che hanno dato qualcosa in più finora, mi riferisco a Buglia e Serrotti, sono stati quelli che forse hanno fatto più fatica ieri. Probabilmente torno al discorso indietro, no? Quindi i carichi fatti, c'è chi li assorbe prima, li smaltisce prima, c'è chi li assorbe dopo e li smaltisce dopo.
sono convinto che già da mercoledì col Pisa ci sarà un cambiamento notevole. Salterà Remedi, che è stato ammonito, era in diffida. Come intanto hai visto questo suo debutto? Ci farà molto comodo, molto molto comodo. Mi fermo qui. Sentiamo Dal Canto che in conferenza è entrato anche su quello che deve essere l'obiettivo della squadra, no? Ha detto delle cose interessanti dicendo noi non dobbiamo pensare, poi mi dici se sei d'accordo, non dobbiamo pensare di aver perso uno scontro diretto, sentiamo. Ma è stata una partita equilibrata, forse loro hanno avuto un po' più di supremazia territoriale, è una squadra comunque che c'ha grande fisicità, grande qualità sugli esterni e sulla centravanti, sapevamo di poter soffrire qualcosa, però nel primo tempo abbiamo avuto due palle grosse anche per portarci in vantaggio, alla fine loro hanno preso la traversa con Mammarella, il secondo tempo si è spostato subito perché siamo andati in svantaggio quasi subito. Poi in campi come questi, contro squadre come queste, non è semplice rimettere in piedi la baracca. L'unica cosa è che quando noi abbiamo cambiato il modulo per tentare di andare un po' più offensivi, abbiamo perso un po' il canovaccio del nostro modo di essere e probabilmente non siamo sufficientemente evoluti, ma questo non è una critica, è una caratteristica dei miei giocatori, per modificare poi il tema della partita. Noi siamo abituati a tentare di andare per fraseggio, per buche, dopo ci troviamo, perché io li metto così, a dover andare per come fa la Provercelli, che però c'è i giocatori adatti per farlo. Insomma, non si può avere tutto, alla fine ci dispiace perché abbiamo perso, insomma, 3 punti che per noi potevano essere importanti, però alla fine continuiamo per la nostra strada senza problemi. C'erano un sacco di cose, per se ne bastasse una faremo presto, dall'organico, da tipologia di giocatori che lo compongono, nel senso che tante volte i campionati li vincono i giocatori che sono abituati a vincerlo, da una rosa sufficientemente ampia per colmare eventuali sostituzioni, insomma tutte cose che per una società e per una squadra completamente rinnovata come noi era normale mancassero. È chiaro che quando uno finisce alla sosta di Natale ed è lì, proviamo a rimanerci, però l'ho detto in spogliatoio ai miei giocatori, se noi viviamo la sconfitta di Vercelli come la perdita di uno spareggio per restare primi, facciamo un danno incalcolabile a noi stessi, perché dobbiamo ritornare nella nostra dimensione. Alla fine dobbiamo fare tutto per provare a step ad arrivare ai 50 punti che ci possono consentire di giocarci i playoff, perché a oggi ce lo siamo meritati, ma il campionato non finisce oggi, finisce fra 4 mesi, bisogna che schiacciamo l'acceleratore. Se dopo saremo sufficientemente in alto saremo contenti, se no faremo quello che dovremmo fare. È una squadra equilibrata nel modo in cui è stata costruita. Io oggi, se avessi voluto cambiare, rimanere con lo stesso modulo di gioco, un trequartista vero e proprio da sostituire Serrotti per diventare un po' più, non ce l'ho, cioè, ogni tanto ci ha dato Bruschi, ma sì. Sono tutti giocatori che mettiamo in una certa condizione. Loro, per la tipologia di organico che hanno, sono completi su questi giocatori qua. Poi mi viene da dirvi che per la Lega Pro Gatto e Azzi per me sono due giocatori fuori categoria. Poi noi allenatori tendenzialmente stiamo sempre a dire che l'erba è vicino, è sempre più verde, vale pure per me, però insomma Morra, Azzi e Gatto secondo me in categoria sono signori giocatori. Non parlo di Mammarella o Schiavon, tutta gente abituata a fare altri tipi di campionato, e sono bravi, bravo l'allenatore e bravi i giocatori a rimanere nella posizione in cui sono. Se hanno fatto i punti vuol dire che se li sono meritati. Grazie. Mister Manzola Fabio, come valuta l'esordio di Remedi? Ha fatto un'ottima partita, ora pronti via, ha preso la munizione, quindi non ce l'ho mercoledì contro il Pisa, però ripeto, mi preme rimarcare questa cosa qua. Dobbiamo assorbire la sconfitta male, nel senso che un giocatore quando perde si deve incazzare, dico una roba che è contrastante, ma con entusiasmo, perché noi abbiamo bisogno di continuare a vivere sulle caratteristiche che ci hanno fatto fare 34 punti, quindi non abbassare la testa, non andare per sconforto. Lo sconforto c'è la gente che fa altri tipi di lavoro, non un calciatore che porta una partita di calcio. Ci tiriamo sulle manichette e tentiamo di fare meglio la prossima.
Allora, abbiamo sentito prima della pausa dal canto, lui dice, se, dice ai suoi ragazzi, insomma, se, perché forse ha visto anche qualche volto accigliato di troppo nello spogliatoio, e questo ci sta, anzi direi che è anche positivo. Ci tengono, no? Ragazzi, ci mancherebbe, esatto. Insomma, questo è normale. E quindi, però lui dice non dobbiamo abbatterci troppo, non dobbiamo pensare di aver perso uno scontro diretto, cioè lui dice non siamo a livello della Pro Vercelli, però la classifica stava dicendo questo, no? Non sono d'accordo, non sono d'accordo perché indipendentemente che sia l'Entella che la Pro Vercelli abbiano un organico a livello di nomi, probabilmente anche tecnico, superiori alle altre squadre della categoria, non sempre vincono le squadre con giocatori più forti. La determinazione spesso e volentieri e la compattezza di squadra di spogliatoio fa la differenza. Le partite fatte fino ad oggi dell'Arezzo hanno dimostrato questo, no? Giocando a calcio hai messo sotto tutti, nessuno ti ha messo sotto. Non sono d'accordo che non è uno scontro diretto, poi alla fin fine d'ora avanti sono tutti scontri diretti, perché non puoi pensare né di aver centrato completamente il playoff, né di essere salvo, né di dire tanto, dice siamo lassù e play out non ci toccano, ci vuole concentrazione massima e sono tutti scontri diretti di per sé. Un dal canto che invece prima della partita, alla vigilia di questa sfida, si era soffermato anche sul caso Propiacenza. Anche ieri il presidente della Pro Vercelli ha detto che il campionato è falsato, si rivolgeva a Ghirelli, è falsato perché poi che la Propiacenza, che il Propiacenza non avesse le carte in regola lo si sapeva fin dall'inizio, e ci è voluto ieri che si arrivasse all'estremo, no, di giocatori radunati, Matera Docet, appunto. E però c'è l'ex direttore del Propiacenza che ha fatto un esposto che, ed è grazie a lui probabilmente che ieri la partita non si è giocata con il suo cancan mediatico. Dal canto parla come il presidente della Provercelli di campionato falsato, vediamo un attimo. Abbiamo parlato un po' tutti questi giorni qua, dopo il parere della Corte Federale di ieri, siamo tutti qua che, io te lo dico proprio spassionatamente, che aspettiamo che salti tutto perché noi abbiamo un vantaggio enorme, ma mi sembra una situazione paradossale. Faccio un esempio, se partiamo dal presupposto che possiamo consentire alla Propiacenza di presentarsi con 8 tesserati, poi che ne so, come ho letto stamattina, non so neanche se sia vero o no, che può andare a tesserare ragazzotti da Tizio, da Caio, da Semproni, allora io faccio una roba, faccio 6 punti quando sono a 40, ho raggiunto la salvezza, era l'obiettivo della nostra società, io faccio che togliere tutti i miei giocatori e far giocare qualche ragazzo, ne faccio debuttare 10 e falso tutto quanto. Se per la nostra federazione questa è una roba normale, accettiamola come una roba normale. Io resto l'idea che in questo campionato qua di normale non c'è stato assolutamente niente, stiamo continuando a fare una roba storta dietro l'altra, se vogliamo fare l'ennesima facciamo l'ennesima. Supererebbe tutte quelle fatte finora. No, ora siamo imbattibili. Non può superare niente perché penso che quello che è stato fatto quest'anno sia imbattibile. Sarebbe un coronavirus. Ma io mi metto nei panni di tutti perché penso che pure per un calciatore non sia. Stiamo qua a fare tutti i discorsi etici, tutto qua, e poi alla fine presentiamo 3 partite vinte a tavolino della Propiacenza, allora. La Juve, il Siena e la Pro Vercelli usufruiscono di una squadra che non si presenta, io sono scemo che va a Piacenza e perde, adesso chi ci gioca domenica non so neanche chi ci deve giocare, da Alessandria, e gioca contro magari 10 Beretti, se voi vi sembra roba normale, ma no. Quindi indubbiamente il campionato è falsato, immaginiamo che anche lo stato d'animo delle squadre che probabilmente perderanno i punti fatti sul campo contro il Propiacenza, e quindi è falsato, sì. Diciamo a 360 gradi, sì, perché sì. Anche loro che perdono i punti, cioè, non è che sono contenti. Ma che sia falsato è indubbio, no? Il problema è sempre vecchio, però purtroppo in questo momento la situazione è questa e va preso atto di quello che saranno poi le decisioni del giudice sportivo, che ancora non si sanno quali saranno. Okay? Mentre registriamo, no, probabilmente esatto. Sì, saranno arrivate nel momento. In questo momento non lo sappiamo. Si spera che, ti ripeto, che sia fatta giustizia per quello che è, però detto questo, le squadre come l'Entella c'è da recuperare 5 partite sono rare, la Pro Vercelli altre 2, chi una, chi niente, però devono pensare le squadre, quindi l'organico squadra, allenatori e giocatori a giocare. Dopo se la componente societaria dice le sue sul campionato falsato, si prende, si accetta, ma le squadre devono pensare a giocare, punto. Perché la società, la Arezzo si era mosso
con questa sorta di, non so se neanche chiamarlo ricorso, non era neanche un ricorso, con il Gozzano. Cioè, la società ha fatto benissimo, ma ripeto, chi va in campo deve pensare a giocare, allenarsi bene e giocare bene, non si deve creare gli alibi intorno per il campionato falsato, sì o no. Si allenano bene, giocano, il campo sarà giudice, insindacabile, chiusi i lavori. Sentiamo anche Brunori, che ha parlato proprio dopo la partita, dice addirittura questa sconfitta ci darà ancora più morale con il Pisa. Sentiamo. Una sconfitta che ci dà la forza per affrontare la partita subito tra due giorni contro il Pisa, e prendiamo la cosa positiva che giochiamo tra due giorni, quindi ci dà la forza. Ma è stata una partita molto equilibrata, come hanno avuto loro qualche occasione alla prima volta noi, quindi sono partite delicate, sono scontri diretti come hai detto, e sono partite che giocano sull'episodio, è girata loro, e però ci sta, noi siamo pronti ad affrontare la partita, come ho detto prima, tra due giorni. Sicuramente il campo non è un alibi, però non siamo abituati, però bisogna prenderci l'abitudine, perché affronteremo anche campi sintetici, quindi non è questo. Per l'aspetto fisico, onestamente, stiamo bene, tutti bene, quindi non vedo questo. Qui bisogna pensare partita dopo partita, l'obiettivo ce lo creiamo partita dopo partita, quindi bisogna essere bravi a andare in campo con la testa giusta, come facciamo sempre anche oggi, quindi continuiamo con la nostra strada. Allora, un Brunori che cerca di trasformare il buono di quello che si è visto, diciamo, un certo risultato, in carica, quello che dicevi tu prima, certo. No? Anche perché è un derby in casa col Pisa, cambia tutto. Ci sono tutto. Tante situazioni, Moscardelli, Gemmi, insomma, ci sono delle situazioni di ex importanti che verranno qua sicuramente a non far la passeggiata, ma ben figurare. Brunori si è vestito con i panni del leader, sta incominciando piano piano a diventare consapevole della propria forza come giocatore, ma sicuramente anche di personalità dentro lo spogliatoio, e quello che ha detto è più che giusto. Pensiamo al Pisa, rimbocchiamoci le maniche, c'è una partita appunto di mercoledì e non di domenica, meglio di così non poteva capitare. Ora, questa gara con un Pisa che è intervenuto sul mercato, perché è arrivato Pesenti dal Piacenza, è arrivato Minesso, che tra l'altro ha segnato su calcio d'angolo direttamente nella partita con il Siena, che era in vantaggio il Pisa, poi il Siena ha ribaltato 2-1 e poi c'è stato il pareggio di Masucci, sì, per il Pisa con un gran gol in diagonale. E quindi un Pisa che ha creato molto, ci siamo già scambiati un'opinione prima, no? Nel senso che i giornalisti di Pisa dicono miglior Pisa della stagione, con giocava prima. No, è vero. No, nel senso, io ho visto, ha prodotto partita. Tanto, indubbiamente. Sì, io ho visto la partita in televisione e indubbiamente c'è stato una gran confusione più che una mole di gioco. Cioè, con il gioco si è stata sviluppata, ma tantissima confusione c'è stato. Non c'era né logica tattica, quantomeno tecnica. Tutti i lanci lunghi, pallonate, partita molto, molto fisica. Il Siena ha provato a giocare e nelle poche cose che ha fatto, infatti, gli ha fatto male. Il Pisa di dietro è molto leggero, sono molto distratti, diciamo così. Il vero peso forte ce l'hanno in mezzo al campo. Davanti sono molto rapidi, loro giocano molto in verticalizzazione con lancio lungo di 40-50 metri. Perché hanno giocatori davanti veloci, c'è Moscardelli che spazia in tutto il fronte d'attacco, tira da tutte le posizioni, molte volte la porta non la prende, altre volte che ha spazi importanti. Però onestamente ho visto un Pisa molto confusionario, molto molto confusionario. Ecco, un Pisa che però, un Moscardelli che rispetto al ruolo che aveva Arezzo, cioè lì anche perché ci sono altri giocatori, non è che tutto ruota attorno a lui, no? Non era come era per l'Arezzo l'emblema di tutta la squadra. Quando è uscito si è preso con un compagno di panchina, con chi ha fatto la sostituzione per via della fascia di capitano. È giallo che non regna dentro lo spogliatoio e si percepisce anche dal gioco espresso molta serenità, perché l'organico è importante, non riesce a fare risultati come vorrebbero. Credo che l'Arezzo, giocando a calcio come sa, gli farà molto male. Tra l'altro Pisa che ha preso anche Benedetti da Lentella, sì. E molto falloso, molto nervoso. Ha studiato tutta, sì. Quindi i punti deboli, l'Arezzo che partita deve fare con il Pisa per giocare come sa. Giocare come sa.
Come sapeva, a muovere la palla velocemente, inserimenti senza palla, non dando riferimenti agli avversari. Quindi ce la può fare, diciamo. Sì, ne sono stato convinto. Con qualche cambiamento rispetto alla formazione, a parte l'assenza di Remedi, ma poi ci sono altre cose secondo te da cambiare? Ma no, il modulo ormai è affermato, quindi credo che probabilmente ci sarà qualche rivisitazione su davanti. Quindi con Persano o qualcosa? Non so, vediamo, non lo so, questa è una domanda dal canto, probabilmente lui lo sa, però è un'idea mia. Aspetta domani, per sì. Quindi lo domando a te. Piegoni su Persano dice non lo cediamo, è un giocatore che sta avendo un'involuzione, però con il Mista abbiamo deciso di tenerlo, e sul mercato dice aspettiamo gli ultimi giorni e vediamo un po', quindi anche ancora perché, si naviga vista. Sì, no. Spesso e volentieri gli ultimi affari li fai bene gli ultimi giorni, no? Perché c'è chi ora c'ha la vela alzata, poi arrivi in fondo, la vela di San Maina per tanti motivi. Infatti il centravanti dovevamo prendere dal Perugia è andato a Catanzaro, si è avvicinato a casa. Come ti avevo detto, probabilmente non è un giocatore che a livello tecnico più che fisico avrebbe fatto comodo all'Arezzo. C'è un giocatore tecnico, chissà. Guidoni è andato alla Vispesa, che sono visto male, non gli interessavano. E quindi che tipo di attaccante gli può interessare? Come tipologia? Molto tecnico. Non uno che segna a valanga? Molto tecnico. Va bene, tra poco torneremo e sentiremo anche che cosa ha detto Remedi la settimana scorsa. È un ragazzo molto maturo, che tra l'altro ha dovuto ricominciare la carriera dall'eccellenza e lui dice non mi pento di nulla perché molto umiltà. Si vede che ha una gran voglia, perché è stato anche sfortunato, perché è incappato per due stagioni di fila in due situazioni assurde, prima quella di Modena e poi questa colpa Piacenza. Non si faccia la spesa anche per Piacenza. È vero. Ci fermiamo, torniamo subito. Di nuovo insieme dal Caffè Amaranto con Piero Ferruzzi, presidente del Paratro, che ritroviamo con piacere. Ciao Piero. Ciao. Allora, anche a me di essere qui con voi. Piace, ti aspettavamo e siamo contenti che sei tornato con noi. Si diceva prima, ma vorrei da te anche, che ovviamente uomo di sport pulito, uomo di sport di valore, questo calcio di cui parlavamo prima, no? Cioè siamo arrivati a un punto che una società, pur di giocare una partita, no? Con i giocatori non pagati, fideiussioni non presentate, eccetera, eccetera, tessera degli illustri sconosciuti, dei ragazzini, peraltro chissà come, anche se sono stati veramente tesserati, presenta una lista di 12 giocatori, probabilmente il Piacenza gli ha fatto un piacere perché ha paura di perdere i 3 punti che aveva fatto col proprio Piacenza, e stranamente stavolta si è mossa la Lega e ha evitato questo, che sarebbe stata veramente una sceneggiata, no? Però dove stiamo andando? Stiamo andando sempre più in basso. Il calcio è diventato un nonsenso. È diventato un nonsenso perché le regole ci sono, si presta fideiussione, una fideiussione garantita, perché le fideiussioni devono essere garantite, dopodiché si inizia il campionato. La fideiussione dovrebbe essere quello, il deterrente, o comunque diciamo la risoluzione di questo tipo di problema. Il fatto è che le fideiussioni non hanno più nessun senso, vengono prestate da finanziarie piuttosto che poi noi ne sappiamo qualcosa, insomma, da chi vengono prestate e cosa succede quando poi si chiede l'escussione della fideiussione. Quindi fin tanto che non si metteranno delle regole più stringenti, perché le regole ci sono, ma devono essere assolutamente più stringenti e devono garantire quello che una fideiussione garantisce. Fino a quel momento questo tipo di problema non si risolve. Ma il problema, secondo me, non è il Propiacenza piuttosto che un'altra squadra, perché ce ne sono 4 in ballo. Il problema è che quando si inizia il campionato, chi inizia il campionato non sa cosa succederà durante il campionato. Quindi è tutto un andare al buio. È tutto un procedere senza, così, a fari spenti. Quanto potrà durare questa cosa? Cioè, quanto ancora le società, quelle sane, continueranno a investire per fare questo tipo di categorie? Io penso che sarà un problema veramente molto molto grosso, e la Lega si è mossa perché credo che a questo punto si renda conto che non ne può fare a meno. Anche perché vediamo che anche le nuove società, ci auguriamo che non sia il caso dell'Arezzo, però le nuove società durano qualche anno, poi a quota, in questa situazione di difficoltà,
diversi ci entrano inevitabilmente, perché i costi si dilatano e non riesci magari a venire via da questa categoria, perché fino alla Serie B qualcosa un po' si vivacchia, ma più giù è quasi meglio una Serie D, insomma, che anche quella è diventata difficile, quindi qualcosa si doveva fare. Non so se il semiprofessionismo, come qualcuno invocava, è la soluzione, però qualcosa bisogna fare. Ma qui il discorso secondo me porta lontano, porta tutta l'organizzazione in generale del calcio. Una volta c'erano cose, il calcio era ben determinato, c'erano i vivai che funzionavano, c'era tutta una serie di cose che funzionavano. Oggi purtroppo è diventato dominio del denaro, perché senza soldi non si fa, non si fa niente. Questo è un tipo di categoria che gli introiti non ci sono, o comunque non sono sufficienti per poterla fare a un certo livello. E quindi c'è gente, gli avventurieri che si buttano nel calcio sono tanti purtroppo, le società prima di arrivare di avere l'acqua alla gola si affidano a chiunque venga. Noi ne sappiamo qualcosa perché l'anno scorso di questi tempi forse eravamo a discutere di queste cose con persone che ci dicevano ma noi siamo arrivati, abbiamo fatto, abbiamo detto, faremo e diremo. E poi ci accorgiamo che invece le cose vanno a finire. Quindi secondo me il calcio deve essere un pochino rifondato, a prescindere dalla categoria, perché qui il calcio è diventato il dominio delle società di Serie A e di Serie B. Il resto non conta assolutamente niente. Le società di base stanno scomparendo o scompaiono piano piano, perché è diventata una cosa, guardiamo i campionati a livello dilettantistico cosa sono diventati, diciamo che la terza categoria è praticamente scomparsa, ma dico terza categoria, ma non lo dico a caso, perché se la terza categoria scompare, perché ormai vediamo che le partite di Arci sono migliori di quelle di terza categoria, cosa che non succedeva una volta, vuol dire che il calcio si appiattisce verso il basso. Se si appiattisce verso il basso, le società di Serie C, se noi guardiamo il calcio di Serie C, è un calcio che non è il calcio di Serie C di una volta, quindi sicuramente dobbiamo andare verso i dilettanti in queste categorie o verso il semiprofessionismo, perché non c'è altra soluzione. E chi ha riabbracciato anni fa i dilettanti rimettendosi in discussione è stato l'ultimo arrivo dell'Arezzo, che è Remedi, che tra l'altro ha fatto un ottimo debutto, peccato l'ammonizione che gli impedirà appunto di giocare con il Pisa. Ascoltiamo la sua presentazione di qualche giorno fa. Innanzitutto ringrazio chi mi ha permesso di venire qua, a partire dal presidente, dal mister e dai direttori. E niente, sì, come ha detto il mister, arrivo da comunque due annate particolari, e quindi ho voglia di riscatto, ho voglia di dare una mano a questa squadra, a questo gruppo, e sono molto contento di poter far parte di questo gruppo. E niente. Chiaramente sono un giocatore fisico strutturato, sono abbastanza molto aggressivo, fa parte delle mie caratteristiche, quindi è un'analisi correttissima. Io porto magari più cattiveria, agonistica, insomma quelle che sono le mie caratteristiche. Per quanto riguarda la propria scienza, è una situazione direi abbastanza particolare, però abbastanza folle, perché sta andando avanti una società che praticamente non ha pagato uno stipendio senza versare contributi, e non si capisce come possa continuare a andare avanti in campionato. Questo non so chi deve controllare, chi deve mettere una mano, ma sicuramente bisogna fare qualcosa, anche perché si calpestano i diritti di persone, di professionisti che sono andati laggiù, che hanno per ora solo perso soldi, che hanno portato famiglie, c'è cioè chi aveva i figli, chi ha portato i figli a scuola, chi si è comprato le case, e insomma sono andati via perché non si pagava gli stipendi. E chiaramente in Lega Pro non si parla di calcio di Serie A, lo sappiamo benissimo, quando saltano almeno una barra due mensilità sappiamo che è molto difficile poi portare avanti, soprattutto per chi ha la famiglia, per chi ha figli. Quindi spero che si intervenga, questo sicuramente. Sì, Guglio è del Regino, e poi vabbè, Nello a Livorno, e poi Mattia Persano, ero insieme con lui a Modena, e poi vabbè, alcuni giocatori li conoscevo, che ci avevo giocato contro,
quindi già buona parte del gruppo la conoscevo. Vabbè, sono successe un po' di cose durante questi anni, chiaramente sono partito, sì, diciamo che mi sono ritrovato a 19 anni e mezzo, 20 anni a giocare in Serie B, e probabilmente non sono stato bravo a sfruttare, diciamo, il momento, a prendere il treno giusto. Poi comunque ho fatto qualche prestito in Serie C e ho avuto dei piccoli problemi legati a una squalifica e poi un trasferimento che non avvenne ai tempi che dovevo andare a Livorno, andare alla Torres. Da lì il contratto finì con Livorno, non riuscivo comunque, arrivavo da un anno fermo, non riuscivo a trovare squadra e mi sono messo in discussione, ho deciso di avvicinarmi a casa e di andare in Eccellenza, sono ripartito da lì. Non c'è niente di male, penso che faccia. No, io sono fiero di quello che ho fatto, nel senso mi ha dato una mano, perché ho capito che comunque dopo, quando torni magari nei professionisti, magari vuoi rimanerci di più, nel senso io volevo rimanerci anche prima, però questo è quello che è successo, io ho fatto così e lo rifarei tutte le volte. Sì, no, ma io trovo per dire che queste sono esperienze che formano non solo i giocatori ma anche gli uomini. Sì, quindi sì, sicuramente mi ha dato una mano a livello umano, sicuramente mi ha fatto crescere tantissimo, quello sì. Allora, con Luciani subito ci siamo presentati, mi ha fatto una battuta, ma sapeva che non l'avevo fatto apposta, è stata entrata un po' scomposta, per fortuna non l'ho preso benissimo, comunque si è messo a ridere anche lui. E niente, io mi sono, sì, l'ultima partita l'ho fatta con l'Arezzo, però arrivavo da, comunque ho fatto alla Vicenza, ho giocato tutte le partite, quindi comunque minuti nelle gambe, cioè, avevo perso un pochino di ritmo, mi sono allenato a casa da solo prima che si ricominciasse qua la preparazione, però mi sono allenato abbastanza bene, sto abbastanza, cioè discretamente bene fisicamente, mi sento bene, quindi sono disponibile, poi chiaramente il mister deciderà se cosa fare, però io fisicamente mi sento bene. Quando c'è stata la chiamata da parte dell'Arezzo, io subito ho spinto per poter comunque venire a parlare immediatamente, ero felicissimo, non me l'aspettavo nemmeno, e quindi non vedo l'ora di incominciare. È chiaro che subito si parte con una partita bella da giocare e sì, sono anche due, guarda, sì, sì, no, poi c'è Pisa, poi c'è l'Arzachena, poi c'è Ziano, è un bel inizio di campionato, bello, sì. Quindi, però pensiamo chiaramente partita dopo partita, è chiaro, non c'è la voglia di giocare subito, cioè non vedo l'ora che si incominci, come tutto il resto del gruppo chiaramente. È un ragazzo sincero che si è fatto subito ben volere, dice: io non rinnego niente perché sono arrivato in Serie B, dice, probabilmente non sono riuscito, insomma, ad approfittare di quell'occasione, mi sono ripassato, era incappato anche in una squalifica, mi sono rimesso in discussione, sono ripartito dall'Eccellenza e dice: non rinnego niente, e oggi insomma capisco e apprezzo ancora meglio cosa vuol dire giocare in una squadra di professionisti. Quindi è un giocatore, insomma, che sembra molto intelligente, oltre che sul campo anche, no, nella vita. Sì, è un giocatore intelligente, è un giocatore che si è saputo gestire. Purtroppo la gestione di un giocatore che gioca in queste categorie non dipende soltanto dall'intelligenza, dipende anche dalle necessità. Perché un giocatore di Serie C oggi è un professionista che vivacchia. La maggior parte di questi giocatori vivacchiano perché prendono stipendi che sono inferiori a quello che prende un qualsiasi lavoratore a quel livello. Con la differenza che queste gente che a 33, 34, 35 anni, quando va bene, si trovano praticamente senza più aver lavoro, senza più aver niente. Quindi in questi pochi anni dovrebbero mettersi da parte perlomeno un gruzzoletto, in modo tale da poter mantenere la famiglia, ma non ce la fanno. Quindi i giocatori giustamente pretendono stipendi un pochino più alti, le società stipendi più alti non li possono garantire perché gli introiti non ci sono. E qui è un cane che si morde la coda, perché quando siamo in fondo la situazione è questa. Che ci dici infine di questo Arezzo, al di là della sconfitta che ci poteva stare, insomma, come abbiamo detto, no, contro una delle squadre più forti del campionato? Adesso l'Arezzo ha la possibilità di scartarsi con il Pisa, poi ci sarà la trasferta in casa dell'Albissola. Considerando tutta questa confusione classifica che probabilmente cambierà in favore dell'Arezzo, questo caos anche forse sui ripescaggi, che se ne prevede, si prevede un'altra andata di caos, l'Arezzo potrebbe così, anche non dico per caso, ma insomma in una stagione un po' così, magari approfittarne, no?
Ma approfittarne, qui abbiamo una squadra che probabilmente quando saremo, le partite saranno completate, avrà un distacco enorme rispetto alle altre, quindi il discorso sul primo posto secondo me è ipotecato non da poco. E quindi il problema, io credo che l'Arezzo stia facendo un buonissimo campionato, un ottimo campionato per quello che ci aspettavamo, quindi credo che bisogna essere tutti molto tranquilli, pensare che se noi arriviamo e ci manteniamo sull'alta classifica o sulle prime posizioni, secondo me è quanto di meglio possiamo fare, e non ci dobbiamo secondo me adombrare se si perde una partita, piuttosto che l'Arezzo è una società che quest'anno ci garantisce una buona solidità sotto l'aspetto societario, ci garantisce dei risultati, ci garantisce dei buoni spettacoli quando si va allo stadio, perché effettivamente quando si va a vedere l'Arezzo ci divertiamo, perché andiamo a vedere l'Arezzo con la speranza sempre di vincere, non è poco, perché qualche altra volta andavamo con altre aspettative. Quindi io credo che tutti dobbiamo essere un tantino più tranquilli. Sento già dire ma forse faremo, diremo, abbiamo perso ora, ma secondo me ci sta, è nell'ordine delle cose che l'Arezzo arrivi insomma nei primi posti se continua un campionato di questo livello, che secondo me è un campionato di ottimo livello che deve farci contenti e secondo me ci deve soddisfare. Mercoledì andremo con il Pisa, ce la giochiamo e credo che non sia poco, insomma, però secondo me non c'è nessun problema se si pareggia una partita piuttosto che si vince. Abbiamo perso una partita con la prima in classifica in questo momento, quindi non è che abbiamo perso. Io ricordo la partita dell'andata, la vincemmo, ma non ci fu tutta quella differenza di 3-1, insomma, ci fu una partita combattuta, poi l'Arezzo la vinse grazie anche a qualche episodio. Però insomma con la Provercelli ci sta di perdere, quindi ci sta anche di essere in queste posizioni. Da sottolineare che l'11 gennaio la società ha pagato gli stipendi di dicembre, che non dovrebbe essere una notizia, però lo diventa vista la situazione generale. Questo insomma è dimostrazione che comunque l'ambiente sotto questo punto di vista, parlo ovviamente dei giocatori, dello staff, sono assolutamente tranquilli, no? Ma io credo che l'Arezzo si sia anche riorganizzato sotto un certo aspetto. Quindi io ho avuto modo così di parlare qualche momento anche con la dirigenza. Devo dire che sono persone che danno risposte quantomeno chiare. Mi sembra una dirigenza affidabile e non credo di spendere parole. Mentre l'anno scorso ci dicevamo che nonostante le risposte e i programmi e i proclami, ci dicevamo che non c'era trippa per gatti, insomma, era evidente questa situazione. Qui mi sembra che la situazione sia totalmente ribaltata, quindi a questo punto il pagamento degli stipendi credo che sia non faccia più notizia, insomma a questo punto sia diventata una buona consuetudine, una buona pratica per una società come quella dell'Arezzo. Grazie davvero a Piero Ferruzzi, a presto. A presto, mi fa piacere essere con voi. Assolutamente, grazie. Anche per noi, ci vediamo la prossima settimana.